Allora, andiamo avanti nello studio della macchina a corrente continua. Abbiamo visto la struttura, gli avvolgimenti che sono presenti nella macchina, il principio di funzionamento e abbiamo anche visto quali sono le equazioni che governano il funzionamento. Vediamo, diciamo, il simbolo della macchina, l'entità della macchina a corrente continua è questo. Indica qui le spazzole. Vediamo con bigonale la tensione dell'armatura, che è la tensione continua. Qualche volta trovate anche questa indicazione M o G a seconda se è un motore di un generatore. E poi a parte c'è segnato l'avvolgimento di eccitazione. Quindi bigonale, qui c'è qua la corrente bigonale, bigonale è la corrente. Questa è una macchina a corrente continua con eccitazioni indipendenti, perché l'alimentazione dell'avvolgimento di eccitazione e quella dell'armatura sono fra di loro indipendenti. Le equazioni che a regime governano il funzionamento della macchina sono le seguenti, abbiamo imparato. Bigonale, la tensione dell'armatura è equilibrata dalla forza elettromotrice indotta nell'avvolgimento indotto, appunto, nell'avvolgimento dell'armatura, E, più la caduta ohmica sulla resistenza dell'armatura, la tensione di eccitazione è equilibrata a regime, ovviamente, perché se fosse una transitoria potremmo considerare anche le induttanze, R con E per I con E. Abbiamo visto che la E è uguale a K omega phi, dove K è una costante di macchina e phi è il flusso risultante al traferro che possiamo ritenere coincidente con il flusso di eccitazione qualora la macchina sia provvista di avvolgimento di compensazione. Adesso questo spero che sia chiaro, e la coppia T invece è proporzionale, secondo la stessa costante di macchina, al prodotto del flusso per la corrente dell'armatura. Vogliamo adesso caratterizzare, vedere quali sono le caratteristiche elettromeccaniche di una macchina del genere. Bene, soprattutto nel funzionamento dell'armatura. Ovviamente, diciamo, nel funzionamento del generatore, cioè io qui ho che la I con A è uguale a V con A meno E diviso K diviso R con A. È evidente che se I con A è maggiore di 0 io ho funzionamento da motore. Questo significa che la V con A è maggiore della E, della forza elettromotrice indotta alle spazzole. Se invece I con A è minore di 0 ho il funzionamento da generatore. In questo caso V con A è minore di E. Con A minore di E, in questo caso ovviamente diciamo, la macchina è mossa da un motore primo, però consideriamo il funzionamento da motore, poi estendiamo il campo al funzionamento da generatore. Allora, per ricavare la caratteristica meccanica, cioè l'andamento della coppia in funzione della velocità, dobbiamo lavorare un attimo sull'equazione dell'armatura. Quindi ho che V con A è uguale, al posto della E ci sostituisco la sua espressione in funzione della velocità di rotazione del flusso, quindi K omega phi più R con A. Al posto di I con A sostituisco l'espressione in funzione della coppia. Vedete, da qui io ho che I con A è uguale al rapporto fra la coppia e il prodotto K phi, quindi R con A per moltiplicare phi diviso K phi. A questo punto mi ricavo omega, omega sarà uguale a V con A diviso K phi meno R con A diviso K phi al quadrato moltiplicato T. Questa è l'espressione analitica della caratteristica elettromeccanica di una macchina a corrente continua, di un motore a corrente continua. Se la vado a rappresentare nel piano omega T, se volete, diciamo, il piano omega T, giusto per confondervi le idee, ma per abituarvi a ragionare in maniera scevra da qualunque tipo di modello cristallizzato. Qui invertiamo, qua portiamo la omega, la velocità di rotazione e qui la coppia, però se volete la possiamo anche girare, semplicemente perché l'abbiamo ottenuto in questa forma, tradizionalmente la si riporta in questa forma per le macchine a corrente continua.
Allora, vedete, questa è l'espressione, se consideriamo costante la tensione d'armatura e costante il flusso di eccitazione, questa è l'equazione di una retta, quindi se volete questa la possiamo scrivere come A meno gamma meno B per T, dove B è il coefficiente angolare, una retta a pendenza negativa, quindi abbiamo un andamento di questo tipo. Questo angolo gamma. La tangente di gamma, come ci hanno insegnato l'analisi, è proprio uguale al coefficiente b, quindi è uguale a r con a diviso k phi al quadrato, mentre questo punto è proprio b con a diviso k phi e rappresenta a questo punto la velocità ideale, chiamiamola omega con s, la velocità ideale di funzionamento a vuoto, perché è evidente che la velocità a cui la macchina si porterebbe a girare nell'ipotesi che la coppia resistente, la coppia sviluppata fosse nulla, ok? Quindi omega con s, velocità ideale di funzionamento a vuoto. Ideale perché? Perché in ogni caso la macchina deve sviluppare la coppia corrispondente alle perdite per attriti per direzione, anche se non c'è nessun carico collegato all'asse. Comunque ci sono delle perdite, quindi c'è una coppia che la macchina è chiamata a sviluppare, ripeto, per effetto delle perdite per attriti per direzione. Ora guardiamo questo coefficiente angolare, r con a diviso k al quadrato. Guardate che r con a in genere è molto molto basso. Diciamo che la delta v, una macchina a corrente continua, la caduta di tensione che ho percentuale, che ho in condizioni nominali, quindi sarebbe la delta V percentuale R con A per I con A N diviso la tensione d'armatura nominale moltiplicato 100, in genere assume valori dell'1%, 1-2%. Quindi la R con A è veramente un valore molto basso e quindi questa pendenza è davvero assai ridotta. Cioè, cosa voglio dire? Che io nel disegno ho amplificato molto la pendenza. Ma in realtà la macchina è una macchina che lavora quasi a velocità costante. Cioè nel passaggio da vuoto a sottocarico, da vuoto a sottocarico, la variazione di velocità è assai modesta. Okay? Guardate che è straordinariamente simile alla macchina asincrona nel tratto stabile della caratteristica, perché nella macchina asincrona noi abbiamo rappresentato T omega R, avevamo una caratteristica di questo tipo, quindi il tratto che noi usiamo è questo, vedete? E questa è la velocità del campo rotante. Nel nostro caso ho una caratteristica, se usiamo il piano concorde con quello che abbiamo utilizzato per la macchina, ho una caratteristica fatta così, e questa è la omega con s, questo per la macchina a corrente continua. Vedete che sono molto simili. Cioè in entrambi i casi ho una caratteristica, come suol dirsi in gergo, abbastanza rigida. Significa che la macchina, sia la macchina asincrona, sia la macchina a corrente continua con eccitazione indipendente, viaggiano, vanno, girano, ruotano a una velocità che è molto prossima alla velocità ideale di funzionamento a vuoto e varia di poco nel passaggio da vuoto a sottocarico. Ok? Accanto a questa caratteristica poi dobbiamo unire, se vogliamo andare a individuare qual è il dominio di funzionamento nel piano T1, quindi quali sono i punti possibili di funzionamento in questo piano, perché vi ricordo che il punto di funzionamento qui da cosa è dato? È dato cosa ci manca in questo piano per determinare il punto di funzionamento. Adesso l'abbiamo imparato. La caratteristica resistente. Cioè se io a questo punto unisco la caratteristica resistente, l'intersezione mi dà il punto di lavoro in condizioni di regime raggiunto. Per capire allora quali sono i possibili punti di lavoro, vi ricordate nel caso della macchina asincrona avevamo visto che una volta individuato, poi diciamolo, all'aumentare dello scorrimento aumenta la corrente assorbita, quindi individuato il punto in corrispondenza del quale si assorbe la corrente nominale, tutti i punti al di sotto andavano bene, mentre i punti che stavano sopra evidentemente non erano punti accettabili per un funzionamento di regime
permanente continuativo, perché avrebbero dato luogo, qualora l'intersezione con la coppia di Stern si fosse verificata in uno di questi punti, avrebbero dato luogo a un assorbimento di corrente maggiore della corrente nominale. Quindi il dominio di funzionamento era rappresentato da tutti i punti della caratteristica che stavano al di sotto del punto a cui corrisponde un assorbimento di corrente pari alla corrente nominale. Bene, nel nostro caso, se vado a considerare il legame corrente coppia, e riporto qui, poi vi spiegate anche perché si porta la coppia, si porta già nei datasheet, trovate i due diagrammi con sull'asse sempre la coppia, qui c'è la icona A. Beh, questo diciamo è ancora una volta un legame lineare, vedete, questa è una retta che passa per l'origine, per esempio una retta di questo tipo. E ovviamente ci sarà, diciamo, la macchina può assorbire tutti i valori di corrente compresi fra 0 e la corrente nominale. Quindi graficamente l'operazione immediata: alla corrente nominale corrisponde la coppia nominale sviluppata dalla macchina, alla coppia nominale vado sull'altra caratteristica. E ho il punto P, che è il punto nominale a cui compete la velocità nominale, omega n. Ricordiamo che non mettiamo R per non appesantire la notazione, perché qua non c'è possibilità di confusione con la pulsazione. Non c'è possibilità di confusione con la pulsazione. E quindi i punti di possibile funzionamento quali sono? Vedete, la velocità nominale è poco diversa, anche con questa pendenza abbastanza accentuata che abbiamo dato, dalla velocità di funzionamento a voi. I punti di possibile funzionamento sono ovviamente tutti i punti compresi fra l'asse, i punti della caratteristica compresi fra l'asse delle ordinate e il punto nominale, perché è chiaro che se l'intersezione con la coppia resistente avviene in uno di questi punti, voi avete una corrente assorbita che è minore della corrente nominale, e quindi è un punto feasible, un punto fattibile, un punto accettabile. Al limite, nel punto P state proprio la corrente nominale. Se andate invece al di fuori di questo segmento, quindi se l'intersezione capita al di fuori di questo segmento, avreste un assorbimento di corrente maggiore della corrente nominale, che è possibile per un tempo transitorio, per un tempo limitato, perché la macchina è sovraccaricabile. Noi qui stiamo facendo riferimento a condizioni di funzionamento in regime, e quindi chiaramente da questo punto di vista non sarebbe accettabile. Questa è la caratteristica, ripeto, nell'ipotesi che la macchina sia compensata. Se la macchina non è compensata, se non c'è l'avvolgimento di compensazione, che succede? Succede che il flusso Φ non è più il flusso al traferro, e non è più il flusso soltanto di eccitazione, ma è il flusso risultante al traferro. Il flusso risultante al traferro, però, noi abbiamo dimostrato che se siamo lontani dalla saturazione, ricordate, poiché i due flussi, le due forze magnetomotrici, quella di reazione d'armatura e quella di eccitazione, sono a 90 gradi, se siamo lontani dalla saturazione, di fatto la reazione d'armatura non ha alcun effetto, diciamo, la parte che si somma e si sottrae è la stessa, quindi non ha effetto sul flusso risultante al traferro, e quindi lontano dalla saturazione questo discorso continua a essere lo stesso. Quando invece la macchina va in saturazione, ovviamente l'andata in saturazione è tanto più probabile quanto più elevato è il valore della corrente, quindi quanto più corrente d'armatura facciamo circolare all'interno dell'avvolgimento d'armatura, allora l'effetto della reazione d'armatura, ve lo ricordate com'è, è smagnetizzante, quindi di fatto il flusso diminuisce. Questo si verifica per valori di corrente elevati, il flusso diminuisce, quindi la caratteristica per una macchina non compensata, la rifaccio qui, anziché essere di questo tipo, una retta, poiché il flusso mano a mano che aumenta la corrente, quindi aumenta la coppia, il flusso diminuisce per effetto dell'azione smagnetizzante della reazione d'armatura, abbiamo un andamento di questo tipo.
poi vabbè, diventa costante perché una volta andata in erogazione. Quindi macchina non compensata. E qua la macchina compensata. Analogamente la caratteristica corrente coppia, se questa è la caratteristica per la macchina compensata, poiché all'aumentare della corrente il flusso diminuisce, vi trovate una caratteristica di questa qui. Questa è non compensata. Vabbè, nel seguito noi supporremo che la macchina è compensata, però dobbiamo sapere, diciamo, qual è l'effetto. Diciamo che c'è una zona, finché non va in saturazione la macchina, di fatto le due caratteristiche coincidono, poi a un certo punto il flusso comincia a diminuire per l'effetto stabilizzante della reazione della zona e quindi mi ritrovo con queste caratteristiche. Oh, ti faccio notare che abbiamo rappresentato questa con riferimento a valori di corà maggiori di zero, sia la caratteristica coppia velocità sia la caratteristica corrente coppia. Qualora realizzassi la condizione V con A più piccolo di E, che significa che adesso, diciamo, collego all'asse della mia macchina un motore primo che la tiene in rotazione e la fa andare a una velocità, vediamo un attimo. La condizione che devo realizzare è che V con A sia minore di E. E quindi significa che E, che è uguale a K omega phi, deve essere maggiore di V con A. D'altra parte però, guardate la velocità ideale di funzionamento puro. In che legame sta con la tensione d'armatura? Quindi posso scrivere che K omega phi deve essere maggiore di K omega con S phi. Quindi omega maggiore di omega con S. Cioè, se faccio andare, ruotare questa macchina a una velocità maggiore della velocità di funzionamento pubblico, è normale, no? Perché la velocità di funzionamento pubblico è quella a cui la macchina si porta se non c'è carico. Se da quel punto la faccio andare un po' più veloce, si inverte il verso della corrente, si inverte quindi anche il segno dell'energia, che non è più trasferita dalla rete in continua alla macchina, ma dalla macchina alla rete in continua, quindi la macchina funziona da generatore. Il tutto senza che si inverte il verso di rotazione, cioè rifacciamo così. La caratteristica continua a rimanere valida, solo che passiamo a funzionare nel secondo quadrante, quindi qua c'è omega, qua c'è P, e chiaramente se adesso vado a rappresentare la corrente d'armatura in funzione della coppia, nel momento in cui vado dall'altra parte questa relazione continua a rimanere valida, la coppia si inverte, è normale che la coppia si inverte, perché mentre prima la coppia positiva significa che io sto prelevando energia meccanica all'asse della macchina, quindi la macchina sta funzionando da motore, nel momento in cui la coppia è negativa significa che io sto cedendo energia meccanica all'asse e quindi la macchina sta funzionando da generatore. Quindi avete la caratteristica è questa. Quindi vedete, la macchina può tranquillamente funzionare da motore e da generatore. Affinché funzioni da generatore devo portarla in rotazione a una velocità maggiore della velocità ideale di funzionamento a tutto. Problema? Mi sembra chiaro? Allora, veniamo ad analizzare adesso così come abbiamo fatto per la macchina sincrona, il problema dell'avviamento. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'avviamento che ho detto che tutti i motori elettrici all'avviamento tendono
tendono ad assorbire una corrente maggiore, anche significativamente maggiore, di quella che assorbono in condizioni poi di regime. Vediamo che se questa affermazione è vera anche per questa macchina, considerata come funzionante un motore. Allora, come faccio a ricavarmi la corrente all'avviamento avendo queste due caratteristiche? L'avviamento, la velocità quant'è? È zero. Quindi devo prendere qua il punto zero, vedere qual è la coppia, andare sul diagramma della corrente e vedere qual è la corrente assorbita. Quindi devo sparare questa caratteristica fino a intersecarmi, che se io sta nella stanza a fianco, però insomma immaginate adesso qui, lo imbrattiamo su di sì. E qua solo diciamo, vi ritrovate poi la corrente. Quindi capite che siamo ben oltre i 10-12 volte che avevamo visto caratterizzavano il rapporto corrente d'avviamento su corrente nominale nel motore asincrono con rotore a volta, no? Perché se prendiamo un motore asincrono con rotore a gambe, quel rapporto scendeva proprio costruttivamente a 4-7. Possiamo dare una caratterizzazione numerica partendo proprio dalla caduta di tensione percentuale, perché in realtà la corrente all'avviamento, se io vado a scrivere l'equazione qua all'avviamento omega è uguale a 0, quindi abbiamo anche che è uguale a 0, e quindi l'equazione di equilibrio elettrico sull'armatura sarà V con A uguale R con A per con A. I, diciamo I con A I di avviamento. Quindi la corrente di avviamento è banalmente uguale al rapporto tra la tensione dell'armatura applicata e la resistenza R con A. Poiché la resistenza R con A è molto piccola, questa corrente viene abbastanza grande. Quanto grande? Beh, guardiamo questa delta V. Immaginiamo di volerci calcolare il rapporto tra la corrente d'avviamento e la corrente nominale, perché è quello che è I con A N, è quello che ci interessa, no? Di quanto è più grande rispetto alla corrente nominale. E la corrente nominale comunque sarà una corrente che la macchina deve assorbire, quindi la rete deve essere dimensionata per poter erogare alla tensione prevista quella corrente. Quindi qui viene V con A, che chiaramente è la tensione nominale, se volete aggiungiamo il pericene, diviso R con A per I con A N. Oh, guardate questa relazione, guardate questa, quella che mi dà la caduta di tensione percentuale. Sostanzialmente questo è uguale a 100 diviso la delta V percentuale. Vabbè, se faccio 100 e lo divido per questo, tutto questo mi viene proprio di con N su N. Quindi ingegneristicamente, se ho una delta V percentuale dell'1%, che significa dell'1%? Significa che in condizioni di funzionamento nominale, fatti 100 i volt applicati alla macchina, uno cade sulla resistenza d'armatura e 99 invece mi ritrovo come è, no? Quindi se sono 200 saranno 2, 198. Il rapporto tra la corrente d'avviamento e la corrente nominale quanto viene? Viene fuori 100 diviso 1 fa 100. Cioè, chiaro, quindi conoscendo il delta V percentuale, voi avete subito un po' come la tensione di cortocircuito percentuale, no? Ricordate che abbiamo fatto nel caso del trasformatore, no? Bastava fare 100 diviso la tensione di cortocircuito percentuale per ottenere la corrente di cortocircuito percentuale. Qui è la corrente di avviamento che si otterrebbe senza prendere nessun provvedimento repressivo di questa corrente, limitativo di questa corrente di avviamento. Quindi se la delta V per esempio è 2%, voi avete una corrente di avviamento rispetto alla corrente nominale che è 50 volte, 100 volte, 50 volte. Guardate che 1%, 2% sono valori, diciamo, attesi per quanto riguarda la caduta di tensione. Quindi il problema della corrente d'avviamento qui è ancora più sensibile di quello che abbiamo visto nel caso della macchina sincrona.
Ovviamente che cosa comporta questo problema? Sicuramente sulla rete, la rete non è assolutamente in grado, no? Non può essere dimensionata per 100 volte la corrente che voi assorbireste in condizioni nominali. Ma nella macchina a corrente continua c'è un problema in più con questi valori così alti. I conduttori che sono messi in cava, nel momento in cui sono percorsi da corrente, questo vedete, sono percorsi da corrente diversa, si respingono, se no si attraggono. E gli sforzi elettrodinamici, ricordatevi dall'elettrodinamica, sono proporzionali al prodotto della corrente. Nelle cave la corrente è la stessa, quindi sarebbe al quadrato della corrente. Se la corrente varia di 100 volte, gli sforzi elettrodinamici variano di 10.000 volte, diventano 10.000 volte più grandi di quelli che avreste in condizioni di funzionamento nominale. Ora, è vero che il progettista progetta l'ancoraggio degli avvolgimenti di resina, vi ricordate gli avvolgimenti che abbiamo fatto vedere, no? Cioè, nella zona del collettore erano resinati, pure quelli che abbiamo visto nel caso della macchina sincrona, abbiamo visto quel filmato. Dicevo, vengono ancorati conoscendo quelle che sono le sollecitazioni di condizione nominale, mettendoci un coefficiente di sicurezza, ma 10.001 non è un coefficiente di sicurezza. Quindi evidentemente l'avviamento non può mai essere, non può, mentre nella macchina sincrona posso aspettarmi di avere delle condizioni per le quali posso effettuare l'inserimento di diretti in rete alla macchina sincrona, qui nella macchina a corrente continua l'inserimento di diretti in rete non lo so, a meno che non sia un motorino proprio piccolissimo, cioè per cui che assorbono milliampere, quindi 100 volte milliampere, ma insomma comunque si evita sempre. Però fortunatamente qui le cose sono abbastanza semplici. Diciamo che io posso agire, vedete, per avere limitare la corrente di avviamento su due elementi. O sulla tensione, quindi fare un avviamento a tensione ridotta, e questa la analizzeremo tra poco quando faremo la regolazione di velocità. Oppure quello che si usava prima di avere a disposizione dei dispositivi elettronici in grado con molta facilità di tirar fuori, di dare un'uscita a tensioni continue variabili, variare la resistenza del circuito d'armatura. Come? È molto semplice. Se questa è la mia macchina, basta inserire in serie al circuito d'armatura una resistenza variabile. Vediamo la R con X, qua c'è sempre un avvolgimento di oscillazione, è diventata la condizione di corrente, qua circa la corrente di corrente. Allora, come si modifica l'equazione di funzionamento della macchina? L'equazione di oscillazione rimane invariata, sull'armatura avremo che V con A è uguale a E più, a questo punto, la V con A è equilibrata oltre che dalla E, dalla caduta sia sulla resistenza d'armatura sia sulla resistenza addizionale inserita. E quindi all'avviamento, quando E è uguale a 0, avete che la corrente d'avviamento sarà uguale a V con A diviso R con A più R con X. Quindi ho fisso quale corrente voglio all'avviamento, per esempio voglio fare un avviamento con doppio della corrente nominale. Vi ricordo che il problema termico di una corrente elevata di fatto non c'è, perché l'avviamento perdura per un tempo limitato. Qua poi in questo caso, con questa corrente così alta che avremmo, l'avviamento sarebbe frazioni di secondo, perché abbiamo anche una coppia elevatissima. Quindi vedete, da questa relazione io, se fisso la corrente d'avviamento, per esempio ovviamente a corrente nominale, ho 1,5 volte la corrente nominale, ho 2 volte la corrente nominale, so la tensione, conosco il regolato, posso ricavarmi Rx. Quindi se vi dessero un esercizio, per ipotesi, all'esame di macchine elettriche o anche di un'azienda in cui vogliono assumere, quindi mi dimensioni il reostro di avviamento di una macchina a corrente continua che ha questa tensione nominale, questo delta V, per cui dal delta V mi ricavo l'R con A e bla bla bla, è un esercizio per bambini, no? Pensateci un attimo, poi magari lo facciamo, insomma, è come sparare sulla croce rossa. Vediamo graficamente che cosa succede. Lo vi disegniamo.
perché è molto istruttivo. Allora, immaginiamo che questa sia la caratteristica con R con X uguale a 0, cioè la caratteristica del mio motore, della mia macchina, in assenza di resistenza addizionale. Allora, qua c'è omega, qui c'è T, qua abbiamo V con A diviso K phi, e corrispondentemente abbiamo la caratteristica corrente. Immaginiamo che la corrente nominale sia, abbia questo valore, e quindi il punto di lavoro nominale sia il punto P. Allora, se io voglio per esempio lavorare, alzo un po' qui, fare un avviamento al doppio della corrente nominale, quindi immaginiamo che la corrente nominale sia questa. Scusate, abbassiamola un pochino perché sennò non ci misuriamo col disegno. Qua. Allora, questo è il punto di lavoro nominale. Voglio fare un avviamento, questa è la corrente nominale, dico A, una corrente all'avviamento, per esempio, il doppio della corrente nominale. Quindi, qua abbiamo due icona N. Ci siamo? Quindi significa che la coppia sviluppata, la coppia che deve, diciamo, sviluppare la macchina è questa, quindi questa è la coppia nominale, qua verrà ovviamente due volte la coppia nominale. Poiché all'avviamento la velocità è zero, allora il punto della caratteristica, l'equazione della caratteristica è ancora qui, è questa qui, no? Nel caso in cui vada a inserire una resistenza addizionale, l'equazione della caratteristica sarà semplicemente V con A diviso K phi meno R con A più R con X, no? Il ruolo di R con A lo svolge adesso R con A più R con X diviso K phi al quadrato. Graficamente che succede? Poiché, diciamo, la macchina deve sviluppare questa coppia, la deve sviluppare all'avviamento, quindi a velocità nulla, quindi deve passare per questo punto la caratteristica. D'altra parte però la caratteristica passa sempre per questo punto, perché la velocità ideale di funzionamento a vuoto non dipende dalla resistenza. Quindi la caratteristica che devo avere è questa qua. Questa è R con X1, aggiungendo una R con X1, tale da realizzare all'avviamento un assorbimento di corrente pari, abbiamo, questa è un'ipotesi nostra, al doppio della corrente nominale. Vedete? Sia analiticamente, l'abbiamo fatto qua, sia graficamente, il problema è risolto ed è anche abbastanza semplice. Ci siete? Ma perché ce lo stai facendo vedere graficamente? Perché vi voglio far notare una cosa. Immaginiamo che la macchina sia caricata con una coppia resistente costante pari alla coppia nominale, quindi la macchina è caricata con... questa è la mia T con L, un bel nastro trasportatore carico costantemente. La macchina parte, vedete, nel punto Q la coppia sviluppata è maggiore della coppia resistente, che è uguale alla coppia nominale, per quello che sto, per l'ipotesi che abbiamo assunto. Quindi, poiché vi ricordo sempre, c'è l'equazione di D'Alembert, del T meno T con L è uguale a J de omega su del T, coppia motrice maggiore della coppia resistente, la macchina accelera. Supponiamo che il transitorio, diciamo, meccanico sia molto lento rispetto a quello elettrico, per cui posso ritenere di poter seguire l'evoluzione del transitorio elettrico su queste caratteristiche, cioè posso immaginare che la macchina evolva, le grandezze elettriche di macchina evolvono attraverso una successione di stati di equilibrio. Quindi la macchina, il punto di lavoro si sposta su questa caratteristica,
e alla fine si porterà in corrispondenza di questo punto, chiamiamolo P1, che è diverso dal punto P. Cioè, se io lascio inserito il reostato, se lascio inserito il reostato, la macchina si porta a funzionare in un punto P1 diverso dal punto P. Ci crea problemi? Beh, innanzitutto va a una velocità più bassa, ok? Ma abbiamo un problema, diciamo, energetico, perché vedete, la caratteristica coppia corrente non cambia. Quindi se io faccio il confronto energetico tra il punto P e il punto P1, io nel punto P ho tensione d'armatura nominale uguale K omega nel punto P per C più R con A per I con A. Nel punto P1 sempre la tensione d'armatura nominale applicata, la velocità adesso è K omega P1 per C e c'è la resistenza inserita che non è soltanto R con A nel circuito dell'armatura, ma R con A più RX1 l'ho chiamato per I con A. Se moltiplico primo e secondo membro in entrambe le equazioni per la corrente d'armatura, guardate che la corrente dell'armatura posso anche aggiungere che è la corrente nominale, perché io sto caricando la macchina con la coppia nominale. Quindi se moltiplico primo e secondo membro per la corrente, quindi avrò V con A M per I con A M uguale K omega P phi per I con A N più R con A per I con A N al quadrato, e invece nell'altro caso V con A N per I con A N uguale K omega P1 phi per I con A N più R con A più RX 1 per I con A N al quadrato. Guardate cosa succede: la macchina assorbe dalla rete nei due casi sempre la stessa potenza elettrica, tensione nominale per corrente nominale, è vero? Solo che vedete questi termini qui, questo termine, che cos'è questo? Questa è la potenza meccanica, che K phi per I con A N è la coppia nominale per la velocità del punto P. K phi per I con A N è la coppia nominale per la velocità del punto P. Quindi la macchina assorbe sempre la stessa potenza dalla rete elettrica, ma la potenza meccanica che fornisce all'asse è più bassa, ovviamente, nel caso in cui lascio inserita la resistenza d'avviamento, nel caso in cui mi porta a funzionare il punto P1. Quindi assorbo sempre lo stesso, ma ho una potenza meccanica più bassa. È chiaro che il rendimento è peggiore. Che cosa succede? Che la differenza, il delta di potenza, mi viene dissipata sulla resistenza di avviamento. Ok? Quindi io assorbo sempre, nei posi di coppia resistente costante, assorbo sempre la stessa potenza dalla rete, ne erogo di meno all'asse come potenza meccanica, la differenza me la ritrovo dissipata sulla resistenza, quindi è peggiorato il rendimento. Per cui, morale della favola, il reostato d'avviamento, dopo che ho realizzato l'avviamento, lo devo disinserire. Ok? Però, l'operazione di disinserzione, poi la facciamo per bene nel corso di azionamento, ma qui possiamo dire qualcosa, non può essere fatta in maniera casuale. Mi spiego perché. Immaginiamo che arriviamo nel punto Q e a questo punto io disinserisco il reostato. Qua c'è un reostato, ci metto un bel tasto di giro cortocircuito. Disinserisco il reostato. Che succede? Supponendo che il transitorio meccanico inizi dopo che il transitorio elettrico si è esaurito, quindi diciamo, le caratteristiche da tenere presente elettriche sono queste, il punto di lavoro si sposta sulla caratteristica corrispondente a Rx uguale a 0 in corrispondenza di questa velocità. Quindi si sposterà, e io l'ho fatta molto pendente. Che cosa avete fatto in questo? State assorbendo una corrente più grande della corrente che avevate limitato alla potenza. Cioè, in dialetto napoletano si dice che avete fatto l'arte dei pazzi. Cioè, avete limitato la corrente all'avviamento, ma nel momento in cui l'avete disinserito, però sapete, vi trovate con una corrente più grande di quella che avete limitato all'avviamento. È chiaro?
non posso disinserirlo istantaneamente, diciamo in tumblr per intero, ma si fa una disinserzione a stadi. Vabbè, poi lo studieremo nel corso di azionamento, in maniera tale da limitare la corrente assorbita durante tutto l'avviamento ed evitare appunto di vanificare quanto fatto inserendo la resistenza RX1. Quindi il reostato sarà un reostato a stadi fatto così con delle prese intermedie. Ognuno di questi è controllabile con un interruttore, quindi se sono tutti aperti il reostato è tutto inserito, e poi giocando con questi interruttori io posso ottenere diverse combinazioni della resistenza. E quindi abbiamo affrontato il problema dell'avviamento. Vediamo adesso il problema della regolazione di velocità. Allora, questa caratteristica, questa è la caratteristica, qua c'è la coppia, qua c'è il diagonale di mezzo kappa fi, qua c'è omega. Allora, se varia la tensione, la caratteristica corrente coppia non cambia, non dipende dalla tensione. Questo mettetelo bene in testa, c'è una macchina a corrente continua. La corrente assorbita dipende soltanto dalla coppia che la macchina è chiamata a sviluppare, non dalla tensione. Quindi posso alimentarla alla tensione che vuole. La corrente che assorbirà esaurito il transitore, in C, chiaro, durante il transitore la corrente crescerà molto, se aumenta molto la tensione, ma poi alla fine a regime la corrente assorbita dipende esclusivamente dalla coppia che la macchina è chiamata a sviluppare, ovviamente se il flusso è costante. Allora, immaginiamo che voglio realizzare questa corrente alla pianeta. Doppio della corrente nominale, una volta e mezza la corrente nominale, quella che vuoi. Significa l'avviamento della macchina deve sviluppare questa coppia, significa l'avviamento la caratteristica deve passare per questo punto. Stesso ragionamento di prima. Ci siete? Che cosa cambia adesso? Che nella mia caratteristica io cosa vado a modificare? Vado a modificare la tensione. Quindi, mentre invece il coefficiente angolare rimane lo stesso, quindi la caratteristica che deve avere il motore sarà parallela a questa, quindi questa è con la tensione nominale e questa con una V con A1 più piccola della tensione nominale. Quindi il problema graficamente è risolto, ma è risolto anche numericamente, perché banalmente all'avviamento, la corrente all'avviamento, se non inserisco nessuna resistenza addizionale, è V con A diviso R con A, e quindi fissata la corrente dell'avviamento, nota la resistenza di armatura, posso calcolarmi qual è la tensione d'armatura con cui andare ad alimentare la macchina per avere una corrente dell'avviamento pari a quella imposta. Ovviamente una volta che poi la macchina è partita, immaginiamo che la coppia resistente sia costante, non posso certamente andare a lavorare qua, quindi la devo aumentare la tensione, però non la posso aumentare di nuovo di colpo, perché altrimenti vanificherei quello che ho fatto, quindi la devo aumentare con continuità. Però questa è un'operazione che con un convertitore elettronico si fa molto facilmente. Si mette un sensore di corrente, si sente la corrente, si aumenta la tensione fino a quando la corrente rimane in un certo range. D'accordo? Ma adesso vi sarà più chiaro guardando la regolazione della velocità, che di fatto riprende lo stesso argomento. Allora, la velocità, vedete, è questa, l'espressione della caratteristica è questa, la andiamo a disegnare di nuovo.
questa è la caratteristica corrente coppia. Bene, se guardiamo dunque, noi abbiamo detto che se abbiamo la corrente nominale resta fissato il punto nominale, quindi coppia nominale, corrente nominale, punto di lavoro nominale con una velocità che è poco diversa dalla velocità ideale di funzionamento a vuoto, che dicono anni di sopra a fi, faccio omega con n. Posso lavorare in tutti i punti compresi di una caratteristica compresi fra l'asse delle ordinate e il punto P, abbiamo capito che significa lavorare, posso andare a intersecare la caratteristica resistente, però effettivamente la caratteristica è rigida, non riesco a effettuare una regolazione. Per effettuare una regolazione di velocità, che significa fissata la coppia resistente andare a una velocità diversa imposta da me rispetto a quella che avrei con la caratteristica nominale, se guardiamo, devo muovere quella caratteristica, devo spostare quella caratteristica. Quella caratteristica ha questa espressione analitica, quindi i parametri su cui posso lavorare sono sostanzialmente la resistenza d'armatura, in questo caso si parla di regolazione reostatica della velocità. Posso variare la tensione d'armatura, però devo avere a disposizione una sorgente di alimentazione in continua che mi consente di variare la tensione, diciamo, di alimentazione del motore. E terzo, vedete, c'ho ancora il flusso, perché io magari il flusso di eccitazione è molto semplice, basta mettere una resistenza variabile intera al circuito di eccitazione, io riesco a controllare la corrente di eccitazione, quindi anche il flusso di eccitazione. Quindi terzo metodo, variare il flusso fisico. Allora, regolazione reostatica di fatto è ricompreso nell'avviamento, l'unica differenza è che mentre l'avviamento lascio il reostato inserito per un tempo limitato al valore necessario per ottenere l'avviamento, qui invece si parla di regolazione, quindi questo reostato lo devo lasciare permanentemente inserito. Effettuare la regolazione reostatica significa di fatto che la mia caratteristica omega sarà V con A diviso K Fi meno R con A più R con X, la resistenza di regolazione diviso K Fi al quadrato per I con A per, scusate, per T, mentre la caratteristica coppia corrente non cambia, se ne frega. Quindi che significa? Significa che al variare della resistenza inserita in serie al circuito di armatura, questa caratteristica ha questo punto che è fisso, perché il flusso non è cambiato e la tensione dell'armatura non è cambiata, ma varierà la sua pendenza. In particolare, nel momento in cui inserisco una resistenza, questa pendenza negativa aumenta. Quindi per esempio, avrò una caratteristica di questo tipo, una caratteristica di questo tipo. Quindi qua c'ho Rx, qua c'ho Rx uguale a 0, qua Rx1, Rx2 maggiore di Rx1 e così via. E quindi se la coppia resistente è costante ed è pari alla coppia nominale, quindi è questa qui, il punto di lavoro sarà il punto P con 1, il punto P con 2, vedete, posso lavorare in tutti i punti. Qual è il dominio di regolazione adesso? Su ogni caratteristica io posso lavorare in tutti i punti fin qui, perché fin qui ho salvo la corrente nominale, quindi guardate sempre il disegno di sotto. Li trovate? In tutti i punti. Quindi di conseguenza io posso lavorare in tutti i punti che sono compresi in questa regione di piano, che è una regione di piano, come suol dirsi, a coppia costante, vedete? Perché che significa dominio di regolazione a coppia costante? Significa che io posso, al limite, erogare costantemente la coppia nominale. Io posso erogare costantemente la coppia nominale, vedete, dalla velocità 0 fino alla velocità nominale. Ok?
posso intersecare la mia caratteristica risiedendo in qualunque dei punti di questa regione di piano, inserendo un'opportuna resistenza addizionale, il punto di lavoro sarà dato all'intersezione con la caratteristica resistente. Metodo molto molto semplice e anche molto economico. Voi non me li ricordate i mangianastri o i giradischi, quelli, diciamo, però oggi si vendono soltanto giradischi per audiofili di grande qualità, ma i dischi di una volta erano a 33 giri al minuto, a 45 giri al minuto, e poi c'erano anche i 78 giri al minuto. Io non li ho visti, 78, mi dicono che c'erano, però mi ricordo a casa avevamo questo giradischi che aveva un selettore 33, 45, 78. Di fatto c'era il piatto dove si poggiava il disco, sotto c'era un motore a corrente continua. Motore a corrente continua che di fatto, senza nessuna resistenza inserita, andava a 78 giri al minuto. Quando poi il selettore lo mettevate su 45, voi inserivate una resistenza inserita dall'armatura, lo faceva andare a 45 giri al minuto. Quando ci mettevate a 33, un'altra resistenza, scendeva a 33. No. Ma se pensate, tutti i giocattoli, i trenini, le piste da corsa pure c'hanno quello al cursore, di fatto quel cursore è il cursore che agisce sul reostato. Quindi è un metodo molto molto economico, però confinato nel suo utilizzo alle piccolissime potenze, perché il discorso è sempre lo stesso che abbiamo fatto prima. Se io mi vado a confrontare punto P, P con 1 e P con 2, in questi punti la macchina assorbe sempre la stessa corrente, sempre alla stessa tensione. Quindi sta assorbendo sempre la stessa potenza dalla rete. Ci siete? Però nel punto P, P con 1 e P con 2 la potenza meccanica è diversa, perché la velocità è più bassa nel punto P con 2 rispetto al punto P con 1 rispetto al punto P. Quindi la potenza meccanica scende man mano che mi sposto dal punto P al punto P con 2. Quindi io assorbo sempre la stessa potenza, ma ho una potenza meccanica diversa. Ed è giusto, perché io sto regolando la velocità, sto andando a velocità più bassa. La differenza dove me la ritrovo? Me la ritrovo dissipata sul reostato, ok? Di regolazione. In questo caso è un reostato di regolazione, quindi un reostato che deve rimanere inserito in maniera permanente. È come se dovessi, per esempio, prendere dell'acqua da un rubinetto, anziché aprirlo di più o meno il rubinetto, lo lascio sempre tutto aperto. L'acqua che serve me la prendo e quella che non mi serve la faccio andare via. Cioè io assorbo sempre la stessa potenza. Ripeto, questo nell'ipotesi che la coppia resistente sia costante, però è utile per fare un confronto. Quindi è un metodo di regolazione dissipativo, però che costa pochissimo. Si fa, diciamo, una resistenza costa centesimi di ohm, ma è il campo delle microonde. Poiché è dissipativo, me lo posso permettere. Ecco, se un motorino del genere che è 100 watt, ma se invece di avere un rendimento di 90 o di 80, 0,80, c'è cioè un rendimento 0,50, quindi perdete 0,3 su 100 watt che funzionano per mezz'ora al giorno, fatevi i conti, alla fine è nettamente più conveniente che utilizzare invece un sistema più evoluto di controllo. D'accordo? Quindi regolazione a dominio coppia costante. Avete compreso? Scusate, posso andare avanti? L'altro metodo invece che ha fatto la fortuna a livello industriale, anche questo, insomma, questo a livello di elettrodomestici oppure giocattoli, è la variazione della tensione. Immaginate di avere a disposizione un dispositivo in grado di erogare una tensione continua, variabile con continuità. E allora che succede alla mia caratteristica? Cambio la tensione, la pendenza di questa curva non cambia, mentre invece cambia l'intercetta con l'asse delle ordinate, quindi cambia la velocità di funzionamento a voto. Quindi al variare della tensione questa caratteristica si sposta parallelamente a se stessa. E
quindi per esempio avrò qui c'ho la B, la tensione nominale, qua c'è una tensione d'armatura VA1 più piccola di VAN, qua c'è una tensione d'armatura VA2 più piccola di VA1, VA3 più piccola di VA2 e così. Quindi le caratteristiche meccaniche del motore, della macchina, si spostano parallelamente, mentre invece la caratteristica, questa è andata dritta, la caratteristica corrente coppia che fa? Beh, non è influenzata dal valore della tensione, insisto su questo aspetto, quindi rimane invariata, per cui fissiamo la corrente nominale immaginiamo di effettuare di avere una coppia resistente pari alla coppia nominale, vedete che ho i possibili punti di lavoro, saranno il punto P, il punto P con 1, il punto P con 2, il punto P con 3. Adesso andiamo nella direzione giusta, se ci pensate per un attimo. Perché? Perché passando da P con 1 a P con 3 io erogo all'asse una potenza meccanica più piccola, no, perché sto andando più piano. La potenza meccanica è coppia per velocità, la coppia è uguale alla coppia nominale, la velocità però diminuisce, quindi erogo meno potenza all'asse, però assorbo pure meno potenza alla rete perché stavo abbassando la tensione, quindi probabilmente andiamo nella direzione giusta. Per esempio, confrontiamo il punto P e il punto P con 1, con la tecnica che ormai abbiamo imparato, scriviamo l'equazione di equilibrio, il punto P c'ho che la tensione nominale di AN è uguale alla E che è K omega P per Φ più R con A per I con AN, la corrente nominale. Nel punto P con 1 invece ho applicata la tensione VA1 che è uguale a K omega del punto P con 1 per Φ più R con A per I con AN. Moltiplico primo e secondo membro di queste due equazioni per la corrente, in questo caso la corrente nominale, per ottenere il bilancio in potenza, quindi dico una n per i con n è uguale a k omega p phi per i con n più r con a per i con n al quadrato, e nell'altro caso avrò i con a 1 per i con n uguale k omega p1 per phi per i con n più r con a per i con n al quadrato. Vedete, adesso succede quello che avevamo preannunciato. Cioè, questo termine, come al solito, rappresenta k omega phi per t con a n e la coppia nel k phi per t con a n è la coppia nominale. Per omega p, questa è la potenza meccanica nel punto P. E questa invece sarà la potenza meccanica nel punto P con 1. Vi ricordo che stiamo supponendo di far erogare alla macchina una coppia pari sempre alla coppia nominale, quindi coppia resistente costante. Quindi adesso diminuisce la coppia, diminuisce la potenza all'asse, ma diminuisce anche la potenza elettrica in ingresso. È un metodo, non è dissipativo, lo si vede anche da qui, vedete? Le perdite rimangono le stesse. Le perdite rimangono le stesse nell'ipotesi che la macchina sia caricata con una coppia costante, perché se diciamo cambia, se la coppia varia parabolicamente. Per esempio, in caso di una pompa di un compressore, è evidente che è un po' diverso, che cambia la corrente. Il rendimento che fa? Il metodo non è dissipativo, no? Perché non, la differenza di potenza meccanica, diciamo, richiesta all'asse non viene dissipata. Le perdite rimangono costanti, il rendimento però diminuisce un po'. Perché vi ricordo che il rendimento è uguale alla potenza
l'uscita di isola potenza l'ingresso, quindi la potenza l'uscita di isola potenza l'uscita più le perdite. Vabbè, le perdite rimangono costanti ma la potenza di uscita sta diminuendo. Questa è una frazione propria con numeratore più piccolo del denominatore, come ci hanno insegnato qui dalle scuole materne. E quando diminuisce il numeratore e il denominatore della stessa quantità, questa qui diminuisce oppure quando aumenta, quindi cioè, il rendimento un po' diminuisce, però le perdite sono costanti, quindi non è dissipativo in questo momento. È un metodo molto semplice, anche questo, a condizione di avere un dispositivo in grado di alimentare a tensione variabile la macchina a corrente continua. In alternanza sarebbe facilissimo, guardate come è strano il mondo, oserei dire. Perché in alternato ottenere una tensione variabile con continua basta prendere un auto, la sfumatura e il rapporto premio, no? Quello che voi usate giù in laboratorio per fare le vostre spedizie. Girare una manopola, vabbè, quella la posso automatizzare, quindi non c'è problema. Però variare la tensione con una macchina sintera non serve a niente, vi ricordate? Non ci consente di effettuare nessun tipo di regolazione. Devo variare la frequenza e la tensione per avere un risultato ottimale. Qua invece variare la tensione è la soluzione migliore per la regolazione. Ovviamente io riesco a regolare, a controllare la macchina in tutti i punti di questa regione, quindi ottengo la stessa regione a coppia costante che avrei ottenuto con la regolazione aerostatica, soltanto con una regolazione non dissipativa. Però di contro ho bisogno di un dispositivo che mi dà una corrente, una tensione continua variabile, che diciamo fino a qualche anno fa, fino agli anni 70, era abbastanza complicato da realizzare. Poi con l'avvento dell'elettronica oggi insomma è abbastanza semplice, posso realizzare sia un dispositivo che parte da una sorgente in continua a tensione fissa e mi dà in uscita mi dà una sorgente in continua sempre a tensione variabile, e in questo caso si chiama convertitore DC DC o anche chopper, ma vi spiegherete poi nel corso di conversione. Oppure posso realizzare un dispositivo che parte da una tensione alternata, trifase o monofase, e tira fuori una tensione continua variabile. In questo caso si parla di raddrizzatore. Raddrizzatore, per la verità, controllato, perché esiste anche la possibilità di un raddrizzatore non controllato che dà una tensione continua. Diciamo che oggi con l'elettronica è molto semplice, si riusciva a fare però anche senza elettronica, con macchine un po' più ingombranti. Innanzitutto ve lo faccio vedere perché insomma è utile non sapere. Però vedete, riesco a regolare, a coprire un dominio molto ampio, e questo fatto ha determinato il grande utilizzo degli azionamenti in continua in campo industriale, direi fino agli anni 80. Oggi continua ancora, c'è una nicchia di mercato molto significativa, credo stimabile intorno al 15% del mercato mondiale di azionamenti, per cui grossi colossi, per esempio Siemens, ancora a catalogo di azionamenti, vuol dire che c'è SBB. E la favola che qualcuno racconta, che gli azionamenti in continua non si fanno più, non è vero. Perché poi c'è anche un problema di addestramento del personale. Vi faccio un esempio concreto: impianti funiviari, scioviari sulla neve, no? Insomma, quelli sono, diciamo, le seggiovie, le funivie erano mosse, sono mosse, ne esistono tantissime, da impianti, da azionamenti in continuo. Oggi nelle nuove realizzazioni si sono lanciati i grandi gruppi, Leitner e gli altri, a utilizzare azionamenti in alternata. È chiaro che chi ce l'ha l'azionamento e magari deve cambiarlo perché deve fare manutenzione, perché quegli impianti ogni 20 anni vanno completamente rivoltati come un guanto, va cambiata la fune di guardia, l'entraente e così via, anche l'azionamento. Però alle persone formate per esempio sul continuo non basta l'alternato, anche se glielo offrono al minimo, perché lì diciamo si tratta di impianti che stanno in montagna a 2000 metri, quando si rompe qualcosa quello manca il montanaro che ha le dita che sono tre delle mie, no? Con i guanti, con freddo eccetera, e che sa come tirar fuori una scheda e metterne un'altra.
insomma la stessa cosa deve fare sull'azionamento di alternato, deve riformarsi, deve fare un corso di formazione. E poi l'azionamento di alternato l'elettronica è molto più complicata, quindi diventa, diciamo, anche un problema di competenze umane che devono essere aggiornate, migliorate, riqualificate, che spesso rendono in qualche modo la scelta obbligata. Ho fatto l'esempio di una storia che mi ha colpito, perché insomma veramente a quelle temperature, a meno 10, meno 15 gradi, andare a fare un intervento su una scheda elettronica, su un dispositivo elettronico, non è una cosa proprio banale. Io personalmente sono stato nello stabilimento Algida di Caivano, con un magazzino automatico che sta all'interno, un magazzino automatico gelato, è un frigorifero, ve lo potete immaginare, meno 23, meno 24 gradi, e lì c'erano gli indumenti e il medico controllava, nel momento in cui si facevano gli accessi, che nessuno stesse lì dentro più di un quarto d'ora, un quarto d'ora di accesso, un quarto d'ora. Poi c'era un problema, aveva un problema di automazione che stavamo risolvendo. Bene, allora, questa è la prima metodo di regolazione. Dopodiché poi però dice, vabbè, ma tu a questo punto riesci ad andare in questa regione, ma al di sopra non ci riesci ad andare, al di sopra della velocità nominale. Bene, qui ci viene in soccorso il terzo metodo, che è la variazione del flusso. Allora, variazione del flusso, ovviamente, partendo da condizioni nominali, quindi dal flusso nominale, io non posso che pensare di ridurre il flusso. Trovate? Cioè posso... Infatti questo metodo viene anche chiamato indebolimento di campo, si capisce il significato del nome, o in inglese lo chiamano field weakening. Che significa appunto abbassamento e indebolimento del campo. È abbastanza semplice da ottenere, basta inserire in serie al circuito di eccitazione, che è un circuito a bassissima potenza, quindi il metodo non è dissipativo se non in maniera assai limitata, una resistenza addizionale variabile. Chiaramente quando la resistenza non è inserita, o la corrente di eccitazione nominale, quindi il flusso nominale, se inserisco la resistenza avrò una corrente tanto più bassa quanto più alta, una corrente di eccitazione tanto più bassa quanto più alta la resistenza inserita, e quindi un flusso più basso. E... beh, allora adesso cosa succede? Immaginiamo che questa sia... rifacciamo il disegno, no? Il rumore dell'asciugatore, a parte la registrazione, però non si vede. La caratteristica corrispondente al flusso nominale, flusso nominale, questo è con A diviso da qua fi. Che cosa accade alla mia caratteristica quando riduco il flusso? Vedete, varia sia l'intercetta con l'asse delle ordinate, ma anche la pendenza diventa più negativa. Lo trovate? Quindi, ecco che ho lasciato un bel po' di spazio, ho una situazione di questo tipo. Quindi questo per esempio è il flusso Φ1, più piccolo ovviamente è il flusso nominale, Φ2 minore del flusso Φ1, Φ3 minore del flusso Φ1. Quindi effettivamente vado al di là, vado al di sopra, lavoro con velocità maggiori di quelle iniziali. Però chiediamoci adesso qual è il dominio di regolazione. Per fare questo dobbiamo andare a guardare la caratteristica corrente doppia, che fino adesso non era mai cambiata,
Però nel momento in cui abbasso il flusso, è evidente che a parità di coppia ho una corrente più alta. Quindi avrò, questa è la caratteristica di flusso nominale, questa è quella Φ con 1, Φ con 2, Φ con 3, Φ con 1 minore di Φ con n, Φ con 2 minore di Φ con 1, Φ con 3 minore. Allora, fissiamo la corrente nominale, per esempio, un po' più bassa. Fissiamo la corrente nominale, immaginiamo sia questa la corrente nominale, cui corrisponde la coppia nominale, e qui avremo il punto di lavoro nominale, il punto, come al solito chiamiamo punto P. Lavorare, se il flusso rimane il flusso nominale, lavorare significa posso intersecare la caratteristica resistente in tutti i punti compresi tra l'asse delle ordinate e il punto P, è vero? Dopodiché riduciamo il flusso, vediamo quali sono i punti. Posso lavorare a coppia costante e quindi spostarmi in questo punto? Vediamo che succede. Quando il flusso diminuisce al flusso Φ con 1, se lavorassi a coppia costante, la corrente che farebbe? Aumenterebbe. E quindi non posso andare a lavorare in questo punto. Devo ridurre la corrente. Io la corrente massima che posso assorbire è la corrente nominale, per un tempo indefinitamente lungo. Graficamente è immediato, vedete, al flusso Φ con 1, la corrente nominale, voi la vedete in corrispondenza della coppia T con 1. E quindi su quella caratteristica voi potete arrivare fino a questo punto P con 1. Questi punti qua sono già punti non feasible, non fattibili, perché avrei una corrente assorbita più grande della corrente nominale. Avete seguito la costruzione? Graficamente qui si vede proprio bene. Vedete? Ho la coppia nominale, lavoro nel punto P quando il flusso è il flusso nominale, riduco il flusso, se lascio la coppia, se lasciassi la coppia invariata, mi porterei in questo punto, chiamiamolo Q per esempio, dove però adesso la corrente assorbita sarebbe più grande della corrente nominale. Quindi il punto limite sulla caratteristica corrispondente al flusso Φ con 1 sarà il punto in corrispondenza del quale io assorbo la corrente nominale e lo vediamo graficamente. Devo andare sulla caratteristica corrente coppia corrispondente al flusso Φ con 1 e vedere qual è il valore di coppia per il quale io assorbo la corrente nominale. Eccolo qui, me lo riporto qui sopra e quindi questo è il punto limite. Significa che io posso lavorare in tutti i punti. Allora, qui potevo fare fin qua. Qua adesso posso lavorare fin qua. Mi trovate? Chiaramente se volessi questo è epigono A diviso K Φ 1, questo è epigono A diviso K Φ 2 e così via. Vediamo se abbiamo capito, andiamo al flusso Φ con 2. Flusso Φ con 2 devo vedere quale coppia al più posso erogare, immaginando di assorbire la corrente nominale. La caratteristica Φ con 2 è questa, la coppia che posso erogare è questa qua, Φ con 2. Quindi al flusso Φ con 2 io potrò arrivare fin qui. Posso arrivare quindi fino a qua. Ok? Vediamo di dargli a loro una caratterizzazione analitica. Consideriamo il punto P come al solito il punto P con 1. Nel punto P io ho che dico A,
che è la tensione nominale, la tensione applicata all'armatura della tensione nominale, è uguale a K omega phi con N omega con P più R con A per I con A, sto assorbendo la corrente nominale. Ci siete? Quindi facendo il bilancio in potenza, moltiplicando il primo e il secondo membro per la corrente, avrò I con A N per I con A N è uguale a K omega P phi con N per I con A N più R con A per I con A N. Nel punto P con 1 la tensione è sempre la tensione d'armatura nominale, quindi D con A N. La velocità però adesso è P con 1, il flusso è F con 1 più R con A per I con A N. Io sto assorbendo sempre al limite, posso assorbire sempre la corrente nominale. Moltiplico primo e secondo membro per la corrente, quindi D con A N per I con A N uguale K omega P1 P1 per I con A N più R con A per I con A N. Vedete, la macchina sta assorbendo sempre la stessa potenza della rete, perché la tensione è quella nominale, la corrente io ho imposto che al limite sia quella nominale, perché voglio vedere qual è la frontiera del mio dominio di regolazione. La potenza meccanica, vedete qui, qua c'ho K, qua è P con N, coppia nominale, perché K phi con N per I con A N, per la velocità nominale, quindi per la velocità del punto P. Quindi questa è la potenza meccanica nominale. Qua io ho la coppia nel T con 1, perché K phi con 1 per I con A N, per omega P1. Adesso, le perdite sono sempre le stesse. La potenza elettrica assorbita dalla rete è sempre la stessa. È evidente che la potenza meccanica nel punto P è uguale alla potenza meccanica nel punto P con 1. Cioè questi punti sono caratterizzati da una costanza del prodotto T omega e quindi stanno su una T omega costante, che significa è l'equazione di una iperbole. Cioè di sviluppo dei punti che sulle caratteristiche corrispondenti ai diversi valori di flusso danno luogo ad un assorbimento di corrente pari alla corrente nominale è rappresentato nel piano T omega da un'iperbole che passa per il punto corrispondente alla potenza nominale, la perbola equilatera. Vi trovate? Quindi vedete che combinando i due metodi di regolazione, regolazione con la tensione, variando la tensione della matura, fino ovviamente alla tensione nominale, io posso arrivare fino alla tensione nominale, quindi posso arrivare fino a questo punto. Quindi regolando con la tensione della matura, io posso andare in questo dominio di regolazione a coppia costante. Se da quel punto in poi la tensione d'armatura non la posso più toccare, quindi posso ridurre il flusso, deflusso, se deflusso la macchina, allora io riesco a lavorare in questa regione, che è una regione a potenza costante. Dove arriverò? Quale sarà il limite? Il limite sarà definito o dal valore minimo di flusso, oppure potrebbe esserci anche un limite individuato dalla velocità massima di rotazione che è imposta dai cuscinetti. Non è che io posso aumentare la velocità a 14, devo controllare pure che i cuscinetti siano in grado di sopportare. Quindi diciamo che il dominio sarà cimato superiormente o dalla caratteristica corrispondente al flusso minimo che posso avere, perché circuitalmente riesco ad arrivare a un certo valore del flusso minimo, oppure dalla velocità massima della consentita dai cuscinetti. Vedete? È chiaro? Domande?
allora capite insomma che la capacità di regolazione di questa macchina è piuttosto estesa, soprattutto semplice, ma poi vedremo nel corso di azionamenti che questo è a regime, ma si è consentito questa macchina, questo azionamento consente un controllo anche dinamico della precisione, quindi c'è un controllo della precisione statica e di quella dinamica con cui per esempio controllo la velocità o addirittura la posizione. Quindi ripeto, in alcuni azionamenti era una scelta obbligata. Questa è la configurazione che abbiamo studiato con macchina a corrente continua con eccitazione indipendente, che è quella più utilizzata in ambito industriale. In realtà esistono altre soluzioni. Diciamo che qui io devo avere a disposizione due sorgenti di alimentazione, quella dell'eccitazione e quella dell'armatura. Per limitare questo problema si può utilizzare la configurazione in derivazione. Scusate. E l'avvolgimento di eccitazione è posto in parallelo all'armatura. Quindi qua ci sta la corrente indonata, qua c'è la corrente indonata, questa è l'avvolgimento di eccitazione. Quindi le equazioni della macchina sono, come al solito, indonata uguale alla E più R con A per indonata e indonata uguale a R con E per I con E. Le caratteristiche che si ottengono sono praticamente le stesse che abbiamo visto la macchina corrente continua con eccitazione indipendente, quindi non vale la pena di soffermarsi. La comodità di questa configurazione qual è? Che avete bisogno soltanto di una sorgente di alimentazione. Di converso, di contro, cosa avete? Avete che il circuito di eccitazione non è più un circuito a bassa tensione, perché diciamo, nell'altro caso io il circuito di eccitazione è un circuito a bassa potenza e anche a bassa tensione posso farlo, no? Quindi posso avere motori per esempio a 400 volt di alimentazione sull'armatura, ma poi ne bastano 10-20 sull'eccitazione. Qua in questo caso quindi anche l'avvolgimento di eccitazione dovrà essere isolato in maniera diversa a seconda che la tensione applicata sia più alta o più bassa. Poi abbiamo invece un altro motore interessante, un'altra configurazione interessante, qui vale la pena di spendere qualche parola in più, che è la configurazione serie. Serie, l'avvolgimento di eccitazione è posto in serie al circuito di armatura. Qui c'è la tensione d'armatura, qui c'è la corrente d'armatura che coincide con la corrente di eccitazione. Questa è l'avvolgimento di eccitazione. Quindi le equazioni saranno V con A uguale alla E. La forza elettromotrice indotta alle spazzole più R con A più R con E che moltiplica R con A dopodiché ho la coppia T che è uguale a K a F per R con A e il flusso F. Adesso la macchina è compensata, quindi immaginiamo che il flusso dipenda soltanto dall'eccitazione, sarà proporzionale attraverso una costante K' alla corrente di armatura, perché la corrente di eccitazione coincide con la corrente di armatura. Il flusso Φ è sempre proporzionale alla corrente di eccitazione in tutte le macchine a corrente continua. In questo caso, poiché, tant'è che io con il deflussaggio lo realizzo controllando proprio la corrente di eccitazione, in questa macchina il flusso Φ dipende dalla corrente dell'armatura, perché la corrente dell'armatura coincide con la corrente di eccitazione. E quindi
quindi vediamo qual è la espressione della caratteristica. Quindi avrò che bigona è uguale a k omega phi più r con a 2 r con e, che moltiplica i con a, al posto di con a ci sostituisco l'espressione in funzione della coppia, quindi è uguale a p diviso k phi, ma è anche uguale, scusate, qua la possiamo scrivere la coppia, quindi sarà uguale a k per k primo per i con a al quadrato, quindi la coppia qui è proporzionale al quadrato della corrente, e di conseguenza ma con a è uguale alla radice di t diviso k k primo, quindi qua viene radice di t su k k primo, quindi l'uovo omega sarà uguale a b con a diviso k phi meno r con a 2r con e, che moltiplica la radice di t su k k primo, omega è uguale quindi a b con a diviso qua è k k primo per b con a meno sulla cosa del k primo r con a più r con e diviso k k primo i con a radice di t su k k primo. Sostituisco l'espressione di con a in funzione della coppia, perché qua voglio ottenere solo la coppia, quindi omega sarà uguale a di con a diviso, quindi k k primo per la radice, poi facciamo tutti i passaggi, k k primo per la radice di t diviso k k primo, sempre sotto radice, meno r con a più r con e fratto k k primo per la radice di t diviso k k primo radice di t su k k primo. Quindi la mia coppia sarà uguale a b con a diviso radice di k k primo per t meno la mia velocità, non siamo dimenticati niente, dunque r con a più r con e si divide con a, al posto di con a c'è un messo la radice, giusto per essere diviso k phi, ok, k phi è k k phi, ok, vabbè, meno r con a più r con a. Se trascuri prima battuto questa resistenza, questo termine resistivo, posso dire quindi che omega è circa uguale a b con a diviso una costante, perché radice di k k prima è una costante, per la coppia t, per la radice della coppia t. In altri termini, il prodotto omega radice di t è una costante. Quindi la caratteristica meccanica di questa macchina è molto diversa da quella della macchina a corrente continua per accelerazione indipendente. Se riportassi in diagramma omega e la radice di t avrei un'iperbole equilatera. Però in ogni caso ho un andamento di questo tipo, pseudo-iperbolico, cioè all'aumentare di omega diminuisce t e viceversa. Per quanto riguarda invece l'andamento della corrente in funzione della coppia, l'andamento della corrente in funzione della coppia è qui, e quindi l'andamento di questo tipo il
poi possiamo ripetere i ragionamenti sulla regolazione, sono esattamente gli stessi, no? Nel momento in cui si varia la V, queste caratteristiche si spostano parallelamente a se stesse, deflussando anche salvo, così via. Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sulla macchina a corrente continua con oscillazioni dipendenti si ripetono. Qua la cosa fondamentale, vedete, è che ho una caratteristica non proprio a potenza costante, intrinsecamente a potenza costante, mentre invece nella macchina a eccitazione dipendente avevo una caratteristica intrinsecamente di fatto a coppia costante, no? Che era verticale. Qui ho una caratteristica quasi a potenza costante, non è omega t, ma è omega per radice t, che rende per esempio questo motore molto appetito, molto utile, molto adatto, per esempio le applicazioni di trazione. I motori a corrente continua di cui vi ho parlato martedì, che venivano usati, che vengono usati, ce ne stanno ancora tantissimi in giro, nei locomotori equipaggiati con macchine a corrente continua in Italia e nel mondo, sono tutti motori serie. Sono tutti motori serie per un motivo molto semplice, perché assorbono, vedete, al variare della velocità assorbono una potenza costante, quasi una potenza costante, e quindi nel momento in cui ho più convogli sulla rete, per esempio, che stanno girando, la potenza che la rete deve erogare è la somma delle potenze assorbite dai singoli convogli. Non posso avere una grande variabilità a seconda, diciamo, se avessi dei motori a corrente continua con oscillazioni dipendenti, che avrei potenze completamente ballerine da un convoglio all'altro a seconda delle condizioni di strada di rotaia che stanno percorrendo. Qua in questo caso, diciamo, la potenza assorbita, indipendentemente se il motore, se sto andando in discesa, in salita, se i binari sono bagnati, se, diciamo, c'è attrito maggiore nel ruota binario, è quasi costante, e questa caratteristica consente di dimensionare in maniera ottimale le linee di alimentazione delle catenarie. Le catenarie sono le linee su cui batte il pantografo del locomotore. Vedete che qui la velocità ideale di funzionamento a vuoto teoricamente è infinita, quindi un motore serie non lo potete alimentare senza carico, perché sballerebbe subito i cuscinetti. Nel caso dei locomotori ferroviari questo fatto non è un problema, perché tanto il locomotore nessuno lo alza mai, sta sempre piazzato sui binari, e quindi la condizione di carico nullo non si verifica mai. Mi trovate? Quindi, diciamo, questo come indicazione generale. Sì, sono soprattutto nelle applicazioni per trazione, mentre invece a livello industriale il motore a corrente continua con eccitazione dipendente o in derivazione la fa una padrona. C'è poi una quarta tipologia, che è il motore compound. Il motore compound prevede un po' di eccitazione messa in serie all'armatura e una porzione invece in derivazione, e quindi si ottiene una caratteristica di fatto intermedia fra quella della macchina a corrente continua, quella, diciamo, che abbiamo visto prima, e questa, in alcune applicazioni molto particolari, insomma, velocità. Come altre equazioni si chiamano facilmente. Bene. Abbiamo terminato questa carrellata sulle macchine a corrente continua. Ci sono domande? Chiarimenti, dubbi? Per esempio, vi dicevo che il locomotore di lusso che esisteva fino a quando, insomma, non c'è stato l'avvento della linea alta velocità era equipaggiato con 12 motori. Beh, sapete come effettuavano la regolazione di velocità? Ogni motore, allora, la linea era 1500 volt, la catenaria, scusate, 3000 volt. I motori avevano una tensione nominale di 1500 volt, quindi i motori erano sempre accoppiati sulla linea a 2 in serie. Quindi nella configurazione, diciamo, a piena tensione erano
6 di questi filati, d'accordo? E ogni motore aveva 1500 volte. Quindi avevate la caratteristica a 1500 volte. Poi attraverso dei contattori era possibile cambiare il collegamento dei motori, quindi quei motori potevano essere collegati a 3 a 3, quindi 1, 2 e 3 in serie. Quindi a questo poi di questi filari ce n'erano 4, sono sempre 12 motori. Questo lo otteneva il macchinista, lo ottiene il macchinista variato, vedete mai il macchinista c'ha quella leva in mano, quello si chiama controller, quello pilota un albero a canne che va di fatto a aprire e chiudere dei contatti, che realizzano diversi contatti tra i motori. Quindi in questo modo la tensione che cambia ogni motore quanto diventa? 1000 volte. E quindi avete la caratteristica 1000 volte. Poi potevate metterne 4 in serie, 3 filari di 4 in serie. E quindi avreste avuto, avete una tensione ai capitoli di motore 3000 diviso 4, 750. Poi ne potevate mettere 6 e 6, e quindi avreste avuto 500 volt. Quindi semplicemente cambiando la configurazione, voi avevate di fatto è come avere un cambio a 1, 2, 3, 4 velocità. Solo utilizzando la variazione della tensione. Quindi per esempio se avevate una strada in salita o in discesa, dipende un po' dalla coppia resistente, voi potevate andare alla velocità che è meglio realizzare il conforto del passeggero. Però c'era di più, poi c'era l'indebolimento di campo. Questi motori avevano 7 gradi di indebolimento di campo. E quindi oltre a questo avevate altre 7 caratteristiche della regione a potenza costante. 7 caratteristiche corrispondenti a diversi valori di flusso, sempre ottenuti col controllo. Quindi 7 più 1, 2, 3, 4 più 4, avevate 11 diverse caratteristiche, un cambio a 11 velocità. Ripeto, l'applicazione non è delle applicazioni che richiedono, cioè non è una cartiera che richiede un controllo della velocità. Il controllo della velocità qui è richiesto, è quello che fate voi con l'autonomo. Voi nel momento siete voi che chiudete la cartiera di reazione. Guardate la strada, guidate, premete di più o di meno l'acceleratore e poi scegliete quale rapporto è più adatto alle condizioni stradali, perché alla velocità che volete andare. State facendo un controllo di velocità, non è un controllo istante per istante, non è un controllo con un valore di energia, è diciamo una, se volete, un controllo a catena aperta, un controllo di coppia. La stessa cosa si fa in un locomotore ferroviario. Si deve adattare le condizioni di marcia per ottenere sia diciamo, a quelli che sono i segnali di stradamento, sia a quelle che sono le condizioni di conforto del passeggero. E questo lo si faceva in maniera molto semplice. Poi naturalmente con l'avvento dei convertitori DC-DC, hanno messo a bordo un convertitore DC-DC, e i motori venivano pilotati direttamente a tensione variabile senza fare tutti questi giochi. Che poi questi diciamo, sono dei contattori che cambiano il collegamento fra i motori, sono contattori che vanno a centinaia di ampere, se vi fate il calcolo, ogni motore di questo è 500 kW, 1500 volt, fatemi un attimo il calcolo della corrente, sono centinaia di ampere, quindi questi contattori devono aprire e chiudere centinaia di ampere, tant'è che la camera dei contattori occupava metà del locomotore, vedevate solo sfiammate lì dentro, insomma, se uno poteva essere presente. Bene, non so se ci sono domande.